anticipo sesta giornata di campionato, Seleção contro i Malavoglia. Complimenti Giordano, migliore grazie, tra grazie. I tuoi nel primo tempo. Grazie. Una partita che state giocando in fase offensiva benissimo, forse avete sbagliato un po' troppo fuori sotto porta. Come sta andando? Sentiamo un po' il benissimo, tuo la squadra sta girando bene oggi. Oggi abbiamo visto due elementi nuovi, non sì, so sì. se sono stati loro. Sono che... forti. Un saluto agli Ice! Vabbè, dai Giordano. Vuoi ringraziare qualcuno? Salutare qualcuno? Sì, a tutti quanti. A tutti quanti, va bene. Andiamo un po' dal lato dei Malavoglia. Prendiamo anche. Qua vicino nessuno riesce a fare un palla. Il primo tempo un po' sottotono, un po' distratti in fase offensiva, in attacco. State giocando, diciamo, nel solito. Un po' distratti. Un saluto agli Emex. Ok. Quali sono state delle problematiche? Secondo me dobbiamo partire un po' più dietro. Dobbiamo correre di più. Vabbè, vai, vi lascio preparazione tattica del secondo tempo che sarà molto importante, in quanto secondo me le squadre sono entrambe molto equilibrate. Io al collegamento, ci vediamo per la seconda riga. Buonasera signori, intervista agli MVP dell'incontro Seleção contro Malavoglia, terminato 3-2 per la Seleção. Montagna, migliore in campo, Citro, migliore del Malavoglia. Parliamo prima con i Malavoglia. 3-2, da un 3-1 a 3-2 sono aperte le speranze, due gol. Perché non riuscite a concludere, oppure vi svegliate sempre negli ultimi minuti? Qual è il problema? Sì, perché non riusciamo a stare sempre in vantaggio, non siamo mai stati in vantaggio. Riusciamo a recuperare un po' perché la forza di volontà ci spinge. Soltanto che stare in svantaggio quando... Il problema partita... è che insomma prendete anche, poi il mio modesto parere da giornalista sportivo, prendete subito il gol di svantaggio nei primi minuti e vi demoralizza. Sì, sì, ma infatti, ma pure se non arriva nei primi minuti, No, vabbè, quindi... cioè non lo so, sembrate quasi il vecchio Napoli che dovete passare in svantaggio sì, perché, per cercare infatti, di svegliarvi. Perché la volontà, quando siamo in svantaggio ce l'abbiamo, però se stessimo in vantaggio sarebbe ancora meglio, perché sarebbe ancora di più la forza di volontà e quindi magari riusciamo a mantenerla. Però il problema è questo, che dobbiamo stare in vantaggio. Non ho visto l'1-2 di Renato Lacava Persico. Infatti ricordiamo, tu sei un centrocampista, vieni più da dietro, non sei molto offensiva. Perché secondo te il reparto offensivo non ha giocato bene? Perché Renato oggi non ha giocato abbastanza bene, però non ci è mancata appunto quella... La concretezza. E comunque l'approccio con Renato, diciamo, il mio mi trovo abbastanza bene, però oggi è stato un po', in difesa. Perché giustamente abbiamo un po'. Senti, Citro, vogliamo salutare qualcuno? Sì, salutiamo la squadra soprattutto, che mi dispiace che stiamo sempre perdendo. Perché. Vabbè, l'importante è divertirsi. L'importante è divertirsi, infatti lo dico sempre. L'occasione breve è vedervi e farvi una partita. Vabbè, complimenti Citro, ti saluto, ti va a fare una bella doccia che sono mi fa pure abbastanza rispetto. Intervista al mio amico Giordano, dimmi. Un saluto. Certo, Alimex Messia. Ok. Montagna, dopo questo bellissimo intervento di Giordano, tra cui anche secondo me uno dei migliori in campo, ha giocato molto bene. Abbiamo fatto una bella partita tutti. Complimenti Montagna, ho visto che sei un giocatore di esperienza, non parli molto, vai molto sulla concretezza, a differenza di altri compagni, non ti riprendiamo bene. Complimenti. Oggi in difesa sei riuscito a bloccare benissimo le manovre offensive di Renato Lacava e di Persico, sei riuscito anche a creare delle ripartenze, vedo che sei anche un giocatore molto molto veloce. Dove vogliono arrivare questi Seleção? Più alto possibile. Anche se abbiamo vinto questa partita grazie ai due nuovi l'ingresso dei due innesti, eccoli qua, riprendiamolo. Complimenti Trilletta, ovviamente il grandissimo leader della squadra. Che non è lui. Marco Bianco. I nuovi innesti. Senti, Montagna, vogliamo ringraziare e salutare qualcuno? Ringrazio la mia squadra e vorrei fare ecco i suggerimenti dallo studio arrivano. È un saluto. Possiamo fare un saluto alla ditta Carbone e una pronta guarigione. Al nostro Salvatore Carbone. È gay e non lo dice. Però Giordano è fisico. Ringrazio tutti voi, un bellissimo Tony Organi. Grazie mille, io ti ringrazio, ti stringo anche la mano, vai dici. Vai Cino. Puoi avere qualcosa più? No. La prossima giornata contro G. Dai, non me la ricordo. Nel sito c'è tutto il calendario completo. Okay, Mario, ti saluto. Seleção! Seleção si sveglia la sesta giornata e non ha paura più di nessuno. Ci diamo il collegamento, ringraziamo i gentili spettatori. Un saluto a Max che è in stereo. Ciao, grazie.